Buongiorno Giuseppe, bentornato ai nostri microfoni, ciao. Beh, Buongiorno Simone, sono felice di essere ai vostri microfoni. senti, hai scelto un momento davvero particolare per far uscire Schopenhauer e le altre storie, un album atteso che arriva a 2 anni e mezzo dal precedente in un momento difficile, però si dice che la bellezza salverà il mondo e credo che anche questo sia il caso. Ma io ti ringrazio per questa citazione. Ma guarda, il periodo è veramente. Ma io credo che insieme alle due guerre mondiali e alla riforma protestante, questo lo metto come evento più grosso della storia dell'umanità, perché riguarda tutto il pianeta, ovviamente. Fatto uscire questo disco perché già era pronto, avevo voglia di farlo ascoltare a prescindere dal momento. Quindi lo so che è assolutamente antiproducente, cioè controproducente. Il periodo, ma non mi interessa, Simo. Sai benissimo che io sono nato libero e morirò libero, e quindi faccio uscire le cose quando mi va di farle uscire. E tu hai parlato di rivoluzioni, e in effetti l'album si apre con Berlino, quello che è stato il singolo, un'altra rivoluzione, simbolo di un'altra rivoluzione. Sì, esattamente, perché con la caduta del muro. Allora, Berlino alla fine è una canzone che sembra parlare d'amore, ma l'amore è da. Diciamo il gusto dolce di tutta l'amarezza che c'è dentro la canzone. Poi ovviamente sono idee mie, quindi l'album è mio, scrivo quello che mi pare riguardo alle canzoni che canto io, quindi Berlino è la paura che tutto quello che è stato il capitalismo e che il capitalismo soffocasse e mangiasse tutto quello che era rimasto di sociale, di socialista, cosa che poi puntualmente purtroppo è avvenuta. Quindi sì, segna la fine di di un periodo terribile che è stato il blocco, la guerra fredda e quant'altro, però è un periodo storico che va rivisto, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Ma scorrendo le varie tracce del disco, la seconda traccia è Scrooge, una bella riflessione anche sul senso del Natale. A me ha colpito il verso: la solitudine fa brutti scherzi, si può confondere con libertà. È perché viviamo in un periodo, per ora si vendono di più i monolocali di 50-60 metri quadri al massimo che le case da 100, perché la gente non. Quando avevo 20 anni io, essere figlio di genitori separati era quasi una circostanza. Adesso è la prassi per certi versi. La città ti ingoia moltissimo. E quindi si tende di più a pensare a se stessi, e convinti di essere più liberi, però non so quanto si è liberi veramente da quel punto di vista. Poi ovviamente io parlo da padre, da marito, e quindi ho un'altra prospettiva. Però è una canzone che parla pure del consumismo eccessivo, di Certo, tutto quello assolutamente. che è. Perché a un certo punto dico la nuova chiesa, anche in questo Natale, il multistore, il centro commerciale, ma non dal punto di vista cattolico. Il fatto che i bambini adesso, la maggior parte dei bambini, ho notato che pensano che il Natale sia la festa di Babbo Natale, che non sia più il compleanno di Gesù. Cioè, nessun bambino sa che è il compleanno di Gesù, credono tutti che sia la festa di Babbo Natale. Questo mi fa un po' paura. Beh, anche perché Gesù tu lo hai definito anche il più rivoluzionario della storia, eh? Assolutamente, io guarda Gesù, Che Guevara e ci metto pure Antonio Gramsci, per me sono veramente dei grandi rivoluzionari. E tra l'altro a Gramsci avevi dedicato anche il primo disco. C'era, sì, bravo, vabbè, tu ti ricordi tutto, quindi c'era, sì. Scorrendo le varie tracce c'è anche Boia, il cui inizio sembra veramente uno stornello romano che mi fa venire in mente le storie, per esempio, di Mastro Titta e tutte queste leggende sulla figura. Però è un brano che indica una certa rassegnazione. Ma guarda, se nel 2020 ancora ci sono degli stati che hanno la pena di morte, negli stati cosiddetti occidentali, tra l'altro, perché in alcuni stati degli Stati Uniti esiste ancora, sono pochi, grazie a Dio, ma in alcuni stati c'è ancora. Quindi lo trovo assolutamente medievale come tipo di cosa. La rassegnazione non è tanto verso la pena di morte, la rassegnazione è verso la cultura in generale. Poi ovviamente prendo il Boia come esempio, perché poi alla fine quello là ha
ammazza un sacco di persone, è lui che preme il bottone o che mette inietta la siringa, però sta di fatto che è un impiegato dello Stato. Certo, certo, deve compiacere comunque la moglie, qualcuno lo deve fare, quello è esatto. Esatto. Particolare. Invece Bingo, una canzone che tra l'altro, se non erro, avevo già sentito a Milano ad un tuo concerto a Legend, se non erro, probabilmente il pezzo più scantonato. Ah sì, Bingo, dopo tutta questa serietà delle prime tracce ho detto mettiamo una cosa un po' che spezzi. Bingo no, ci sono molto affezionato perché è una canzone che abbiamo scritto tutti insieme, tutta la band insieme, firmata da tutti e cinque, da me, da Walter Sacripanti, da Cristian Prato Fiorito, da Antonio Lusi e da Elvis e Damiano. E quindi niente, ci siamo divertiti un giorno a suonare, a prendere un po' di Santana, un po' di Vinicio Capossela, ci sono diverse citazioni, cioè gli Inti Illimani, insomma cose che a noi piacevano, abbiamo fatto un po' un mix ed è venuta fuori questa scanzonata canzone che ci sta, alla fine mi piace molto. E tra l'altro dal Corazzone Spinato alla Donna Tamarra, ma parlando anche di peperonata. esatto, sì. C'è la parte ironica mia che deve comunque ogni tanto esce fuori, è così. Beh, senti, Ancora Rose è un pezzo che mi fa venire i brividi perché è una dichiarazione d'amore universale. Molto bello il verso, promettimi che al nostro matrimonio avremo solo spreco di colori. Beh, credo che sia meraviglioso. Ma guarda, io credo che, io ti ringrazio, Ancora Rose è una canzone che ho scritto di getto, se prendo il foglio ci sono 3 cancellature in totale ed ha un testo molto lungo, quando scrivo di getto e ci sono poche cancellature che ancora scrivo con la penna, allora vuol dire che la cosa per me ha un senso. E a un certo punto, a fine della seconda strofa, dico... parlo della diversità, certe volte che ancora viene percepita la donna come il diverso in generale, allora il ritornello, amore mio promettimi che al nostro matrimonio avremo solo spreco di colori che vale per tutto, che le cose semplici in una giornata che personalmente per me il matrimonio è stato veramente una festa, era pieno di musicisti, era pieno di colori e quindi ho preso un po' il ricordo del giorno del mio matrimonio è che sono delle promesse semplici che si fanno questi due sposi, ma che hanno tanto significato. Beh, anche in Ti porto via con me, altra canzone d'amore, quando canti l'amore è un gioco per gli eroi, beh, io credo che questo sia, racchiuda quello che è proprio l'essenza dell'amore universale. Ma oggi come oggi, guarda che ritornando al fatto che si ha paura, c'è molta più paura nell'innamorarsi che a lasciarsi. Cioè, una cosa così bella che potrebbe essere, che può essere l'innamoramento, cosa oggi come oggi nella società italiana, uno ha timore di esporlo, quindi ti porto via con me, cioè un atto di coraggio, oggi come oggi, provare a stare insieme, provare non ad apprezzare i pregi dell'altro, perché apprezzare i pregi non ci vuole niente, a convincersi che i difetti che c'ha l'altro o che c'hai tu sono di peso per l'altro o per te, cioè avere la consapevolezza che l'amore non è ti amo, l'amore è ti voglio bene, ti stimo, ti sto con te perché sei una persona importante per me. Sono d'accordo, ma tra l'altro appunto io ho trovato una mutata concezione anche del concetto d'amore rispetto al passato e rispetto anche ai pezzi che hai scritto in passato. Tu come la vedi? Come è cambiato il tuo concetto d'amore nelle canzoni? Ma allora, l'amore ha diverse fasi, cioè l'innamoramento prevede delle canzoni, il lasciarsi prevede delle canzoni, la stabilità, quella che vivo io, prevede determinate canzoni e queste sono tutte canzoni di amori stabili, di amori che hanno una certezza di fondo perché io ci credo ciecamente e perché momentaneamente, facendo corna, attraverso periodo stabile e abbastanza felice, non voglio usare che Schopenhauer diceva la vita è un pendolo che oscilla sempre tra la noia e il dolore con qualche attimo sparso di felicità o di manco di felicità, qualche attimo privo di dolore, però non è detto, cioè anche il titolo prendo Schopenhauer perché è stato un grandissimo
un grandissimo filosofo, un grandissimo conoscitore dell'animo umano. Soltanto che ci sono quegli attimi, io momentaneamente quest'attimo ce l'ho, lo sto vivendo ed è abbastanza lungo, e ringrazio. Appunto, non diciamo nulla, teniamolo così. Ma poi hai una moglie che è meravigliosa, quindi... Assolutamente sì. Senti, anche non è una canzone d'amore, un'altra forma d'amore, ma anche in questo caso meravigliosa, dolcissima. Mi ha insegnato le promesse, le illusioni e gli ideali. Nel mondo siamo tutti uguali. Beh, credo che siano parole universali anche in questo caso. Ma siamo comunque... nati tutti nudi, moriremo ad occhi chiusi. Cioè, alla fine puoi fare tutto quello che vuoi, siamo tutti fatti degli stessi atomi. Ora, il colore della pelle cambia semplicemente perché chi vive all'equatore deve avere più melanina, niente di più. E quindi questo è quello che mi ha insegnato mia nonna, tutte e due le mie nonne, perché è dedicata a una in particolare che non c'è più, ma ci sono i racconti di entrambe. La pasta al forno è di una, l'antifascismo era di un'altra, quindi insomma... E niente, quindi è una canzone, la canzone a cui sono più affezionato perché è una canzone d'amore, l'amore alla fine, l'amore per i nonni poi è una cosa assolutamente universale anche quella. Assolutamente. La mia ultima domanda proprio sul disco è legata ai sogni del colonnello, dove canti, tu che hai sempre ragione perché non sai sbagliare e poi anche vivi di cazzate. Un messaggio molto duro per un brano estremamente particolare che descrive una situazione però non così insolita. Ma guarda, ci sono quelle persone che hanno determinate convinzioni nella mia vita, ne ho, cioè alla fine la cosa bella di quando parlano due persone è il dialogo, avere punti di vista differenti, e io devo dire che a 44 anni posso dire che non sopporto chi non ha un'idea, cioè il cambiare idea, cambiare punto di vista, dire mi sono sbagliato, secondo me è uno degli atti di umiltà e di coraggio grandi che ci sono, e quando qualcuno si impunta, quando qualcuno è convinto che la verità è solo sua, mi dà fastidio, siccome ne ho incontrati parecchi. Questa è una canzone dedicata a tutte quelle persone che sono convinte che quello che dicono loro è il Vangelo. Bella, bella, bella. No, mi è piaciuto proprio per come... Poi, per come c'è, poi dal punto di vista musicale un omaggio ai Pink Floyd per certi versi, appunto. Perché c'è tanto cantautorato ma ci sono i Pink Floyd, e comunque... Quella canzone proprio armonicamente soprattutto è un grande omaggio, cioè un piccolo omaggio personale ai Pink Floyd. Bene, bene. Beh, diciamo che è un disco secondo me completo e appunto utilizzato molte volte il termine universale proprio perché io lo definisco in questo modo, perché è un disco nel quale ci si può riconoscere, che soprattutto porta a riflettere. Dicevo all'inizio, la bellezza salverà il mondo, credo che un disco come questo debba essere ascoltato anche e soprattutto in questo momento. E io ti ringrazio come sempre, caro Simone. Guarda, non so se salverà il mondo, ma sicuramente da 40 minuti di riflessioni e 40 minuti di musica suonata. Spero che ci sia la possibilità poi di presentarlo anche dal vivo quando ci sarà, e sai che mi prenoto. Dovrei essere presentato al Bianca da Ponte, ma causa Covid, causa tutto quello che stiamo vivendo purtroppo, e la presentazione è data a destinarsi, intanto è uscito, speriamo che se lo ascoltino le persone che trovano un po' di serenità. E spero davvero che si possa poi anche portare dal vivo, ci vorrà tempo, ne sono sicuro, ma credo che questo è un video che possa avere una vita molto lunga. E io ti ringrazio. Senti, io ringrazio te, ti auguro buona musica come sempre e speriamo di rivederci presto anche dal vivo. Un abbraccio caro Simone, speriamo di abbracciarci presto dal vivo, senza mascherine. Speriamo. Ciao ciao. Ciao.